Eccoci qui per un aggiornamento delle notizie della giornata. Una sentenza per certi versi inaspettata emessa nel pomeriggio a Verona al processo per il delitto dei coniugi Maso. Il giovane Pietro Maso, che ha ucciso i genitori, ha evitato l'ergastolo ed è stato riconosciuto infermo di mente. Sconterà 30 anni di carcere. I suoi due complici che hanno confessato il delitto sono stati condannati a pene inferiori rispetto a quelle chieste dall'accusa. Vediamo il nostro servizio. 30 anni di reclusione per Pietro Maso, 26 per Paolo Cavazza e Giorgio Carbonin, riconosciute per tutti la seminfermità di mente e le attenuanti generiche. Questa è la sentenza emessa dopo 7 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Verona nei confronti di 3 dei giovani imputati per l'omicidio di Antonio e Maria Rosa Maso, coniugi di Montechia di Crosara, uccisi a sprangate nell'aprile dello scorso anno per ottenerne l'eredità. Un quarto ragazzo minorenne all'epoca dei fatti comparirà davanti al Tribunale dei Minori di Venezia l'8 aprile prossimo. Chiuso per ora davanti a un'aula gremita e parzialmente insoddisfatta della sentenza, il processo di primo grado, restano tuttavia aperti angosciosi interrogativi. Lo psichiatra Vittorino Andreoli, autore della perizia per conto dell'accusa, parla di una generazione di adolescenti che badano solo all'oggi, abbacinati dai soldi facili, privi di vera identità, né folli né normali, ma cresciuti in un clima sociale di cinismo e indifferenza. Da qui occorre ricominciare per capire. Ancora mobilitazione in Sicilia per richiamare l'attenzione sul grave problema del racket e delle estorsioni. Uffici, scuole e negozi chiusi per protesta anche oggi a Tortorici, il paese del Messinese dove 2 giorni fa è stato fatto saltare in aria il commissariato della Polizia di Stato. Intanto 4 arresti sono stati compiuti nell'ambito delle indagini sugli attentati a Sant'Agata Militello. Sono sospettate di far parte del racket delle estorsioni le 4 persone arrestate dai carabinieri del gruppo di Messina nel corso di un'operazione scattata dopo gli attentati che hanno distrutto il posto di polizia di Tortorici e mandato in fumo il negozio di un dirigente dell'associazione commercianti di Sant'Agata di Militello. Il gruppo a cui i 4 apparterrebbero si sarebbe reso responsabile negli ultimi tempi di numerose azioni intimidatorie ai danni di operatori economici del messinese. Tortorici è intanto scesa in piazza per testimoniare la volontà di combattere contro la violenza e la paura. Una manifestazione silenziosa, voluta da amministratori e cittadini, ha percorso le vie del piccolo centro dei Nebrodi, una città ancora sotto shock dopo l'attentato dinamitardo che ha distrutto il posto di polizia. Ha ribadito l'impegno, così come confermato dal capo della polizia a nome del ministro degli interni Scotti, ad accrescere la presenza dello Stato sia in fase preventiva che repressiva. Massiccia la presenza dei giovani al corteo. Presenti anche delegazioni delle associazioni anti-racket dei commercianti nate in questi mesi nei vari centri del Messinese, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e i vertici della Commissione regionale antimafia. E la piaga del racket si va estendendo anche nel nord d'Italia. Di oggi la notizia di 2 arresti e 6 fermi in Emilia con l'accusa per tutti di estorsione aggravata e associazione per delinquere di stampo mafioso. L'operazione ha consentito di sgominare una banda legata all'associazione mafiosa pugliese della Sacra Corona Unita. La prima operazione condotta dalla Procura Distrettuale Antimafia dell'Emilia Romagna ha consentito di mettere fuori causa un clan di taglieggiatori legato alla Sacra Corona Unita. L'organizzazione agiva nella zona pedemontana fra il modenese e il reggiano. Era composta da 7 pugliesi e da un lucano che ora sono rinchiusi nel carcere di Bologna. Sono state le questure di Modena e di Reggio a troncare il racket dopo che un pugliese era stato ferito a colpi di pistola alle gambe. L'agguato era avvenuto nei pressi di Carpi all'inizio dell'anno. Le indagini successive avevano orientato la polizia appunto nella pedemontana e in particolare a Salvarola Terme. Il gestore del locale notturno Mirage aveva ricevuto richieste di denaro accompagnate da minacce. Durante il veglione del giovedì grasso è scattata la trappola. Gregorio Calignano e Pantaleo Milanese, entrambi originari di Nardò, sono andati a riscuotere il pizzo. La busta conteneva 10 milioni, ma le banconote erano segnate e fotocopiate. Dopo l'arresto dei 2 emissari sono stati fermati 5 pugliesi, Piero Murgiano, Cosimo Luzzi, suo fratello Salvatore, Fernando Fracella e Antonio Mollone. Il lucano che faceva parte della banda è Giuseppe Ambrisi.
Il Presidente della Repubblica ha aperto oggi a Pesaro le manifestazioni per il bicentenario della nascita di Gioachino Rossini, assistendo nel tardo pomeriggio alla Messa di Gloria. È stata questa, nelle Marche, una giornata del silenzio per Francesco Cossiga, che comunque nella tarda mattinata aveva annunciato il rinvio alle Camere di altre due leggi, quella sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per le automobili e quella sui contributi per il recupero e il restauro ambientale di aree degradate. Con queste due, ha detto il Capo dello Stato, credo che con i rinvii abbiamo finito. Cossiga, che ha confermato di aver pensato alle dimissioni nei giorni scorsi per la vicenda dell'obiezione di coscienza, prima di tornare a Pesaro ha fatto una breve visita anche ad Urbino. E sempre nelle Marche ha invece parlato il Presidente del Senato Spadolini per difendere con forza la Costituzione contro i tentativi di calpestarla. E alla Carta Costituzionale si è riferita anche la Presidente della Camera Iotti, è legittimo riformarla, ha detto, ma finché le cose restano come sono, tutte le cariche dello Stato devono rispettare indicazioni e limiti dell'attuale Costituzione. Il segretario del PDS Occhetto ha insistito nel denunciare una campagna elettorale fortemente condizionata dalle polemiche istituzionali, dagli interventi di Cossiga e da un clima aspro e volgare del dibattito politico. Tutti i partiti comunque stanno definendo le proprie liste a poche ore ormai dalla scadenza di presentazione. Maratona per le liste anche in Casa Democristiana. Forlani è stato costretto a rinunciare alle manifestazioni rossiniane di Pesaro per seguire i lavori della direzione e quindi per una breve riunione dell'ufficio politico. E siamo alle notizie dall'estero. È tornata relativamente tranquilla la situazione al porto di Durazzo dopo l'assalto la scorsa notte di migliaia di albanesi che hanno tentato di imbarcarsi sulle navi ormeggiate. I porti italiani dell'Adriatico sono comunque in allarme per evitare il ripetersi di episodi e di esodi come quelli dello scorso anno e per non trovarsi impreparati davanti ad eventuali nuove emergenze. A due settimane dalle elezioni politiche la situazione in Albania si fa sempre più grave. Da tutto il paese giungono notizie di saccheggi e di assalti ai magazzini alimentari. 5 persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite nel corso dei tumulti degli ultimi giorni. Il paese ormai è paralizzato, manca l'acqua e l'elettricità e le miniere di carbone sono ferme da mesi. A Tirana il pane è diventato introvabile dopo la chiusura dell'unico panificio della città. L'opposizione ha accusato l'ex partito comunista al governo di essere responsabile dell'acuirsi della crisi economica e di fomentare i disordini. Oggi è tornata la calma nel porto di Durazzo, dopo che la polizia è riuscita a disperdere le migliaia di persone che la scorsa notte hanno tentato di imbarcarsi sulle navi ormeggiate. Anche il traghetto Palladio è potuto così ripartire alla volta di Bari, con a bordo 150 albanesi provvisti di regolare visto di ingresso nel nostro paese. Tensione e violenza in Bosnia-Erzegovina nel primo giorno di voto per il referendum sull'indipendenza. I serbi boicottano il referendum cercando di impedire con la violenza la gente di andare a votare. Radio Zagabria parla di veri e propri assalti armati ai seggi con un morto e numerosi feriti. Vediamo il nostro servizio. Come era prevedibile, i serbi della Bosnia non ci stanno. Non rinunciano al sogno della grande Serbia. Hanno formato un loro parlamento, promulgato la Costituzione e scatenato il boicottaggio violento del referendum. Presidi armati dei seggi per impedire alla gente di votare, sparatorie, assalti, seggi fatti saltare in aria prima dell'apertura, avvenuta stamani alle 7. Fino ad ora il bilancio è di alcuni morti e numerosi feriti. In Bosnia e Erzegovina i serbi sono circa un terzo della popolazione e i croati meno del 20%. Da anni coesistevano pacificamente con un'etnia musulmana forte del 43%. La comunità europea ha nei mesi scorsi richiesto lo svolgimento di questo referendum come requisito per riconoscere la Repubblica Bosniaca. Malgrado gli appelli della Chiesa Cattolica, i croati sono incerti. Il loro partito, la Comunità Democratica Croata, legato al presidente Tuđman, è favorevole, anche se non lo dice con chiarezza, alla proposta serba di dividere la Bosnia-Erzegovina su basi etniche. L'Erzegovina occidentale potrebbe così aderire alla Repubblica Croata, invece di restare minoranza in una Repubblica musulmana. Visto che nessuno, anche a Zagabria, crede che i serbi resteranno per molto in una Bosnia indipendente slegata dalla Jugoslavia. I primi dati, comunque, si sapranno domani notte. La tregua proclamata dalle Nazioni Unite in Croazia è sempre più fragile. La scorsa notte 4 persone sarebbero rimaste uccise ed altre 9 ferite nel corso di un'offensiva dell'esercito serbo su Vinkovci.
Monsignor Giulio Einaudi è il primo nunzio vaticano in Croazia. Il Papa ha reso noto oggi la sua nomina. Le relazioni diplomatiche con la Croazia e la Slovenia erano state stabilite lo scorso 8 febbraio, mentre il riconoscimento della loro indipendenza da parte della Santa Sede era avvenuto in gennaio. Giulio Einaudi di Cuneo ha 64 anni e attualmente nunzio apostolico in Cile. Numerosi morti nel quartiere arabo di Gerusalemme per il crollo del tetto di un bar che ha provocato a sua volta la caduta del muro di cinta di un cimitero. Recuperati finora 10 corpi senza vita, ma le persone ancora sepolte sotto le macerie potrebbero essere alcune decine. Sembra esclusa l'ipotesi di un atto terroristico. A provocare la sciagura sarebbero state le infiltrazioni d'acqua dovute alle nevicate dei giorni scorsi. E torniamo ora alla cronaca italiana. È stata ascoltata questa mattina per circa 2 ore l'ex moglie del presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, Mario Chiesa, arrestato per concussione. Nei giorni scorsi il magistrato aveva fatto sequestrare alcuni libretti al portatore per un valore di 300 milioni. Nelle ultime 2 settimane, fra conti correnti, titoli e libretti al portatore intestati direttamente a Chiesa o comunque a persone a lui riconducibili, il magistrato ha fatto sequestrare oltre 11 miliardi. Alcune centinaia di skinhead provenienti da varie regioni d'Italia hanno dato vita questa sera al centro di Roma ad una manifestazione contro quella che è stata definita la società multirazziale. Un corteo si è sviluppato da Santa Maria Maggiore a Piazza Venezia. Non sono mancati momenti di tensione, saluti fascisti e slogan razzisti. Il gruppo di naziskin romani ha innalzato uno striscione con la scritta «Giornalisti terroristi». 700 tonnellate di rifiuti tossici nocivi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in 2 stabilimenti ad Este, in provincia di Padova, e a Castegnole, in provincia di Treviso. Vediamo il servizio. I rifiuti tossici sono partiti da questa vecchia conceria di Deserto d'Este, in provincia di Padova. Oltre 6.000 quintali di veleni industriali sono stati portati, raggirando la legge e perfino i destinatari, in una discarica di paese nel Trevigiano, la Eco Hydrojet, attrezzata per ricevere sostanze speciali, ma non quelle nocive. Decine di tonnellate di residui sono poi state ammassate all'interno dello stabilimento. La Guardia di Finanza di Padova, che ha scoperto le irregolarità e ha inviato un rapporto alla Procura Pretorile, ne ha trovati perfino sotto i pavimenti, in alcune fosse di cemento sopra le quali lavoravano fino a qualche anno fa 60 di persone. Oggi la Compel è chiusa, il suo fallimento è stato dichiarato nel febbraio del 90. Gli operai hanno avuto gli ultimi soldi 1 mese fa. Tutti hanno trovato altre occupazioni. A Deserto, nella zona artigianale, rimangono i segni di una situazione ambientale inquietante. Sul cancello della ditta ora ci sono i sigilli delle fiamme gialle, che non sono riuscite però a sventare un trasporto di 27 tonnellate di residui tossici. La destinazione è sconosciuta, potrebbero essere stati sepolti ovunque. Si torna a parlare del delitto dell'orgiata. 7 mesi dall'omicidio della contessa Alberica Filo della Torre vengono rimessi in discussione anche i pochi elementi ritenuti finora certi. Un uomo prestante, con ogni probabilità conosciuto dalla contessa, che durante un litigio avrebbe prima tramortito la vittima con un colpo di zoccolo e poi l'avrebbe soffocata portandosi via i gioielli. A questa ricostruzione erano giunti gli inquirenti dopo mesi di indagini, analizzando soprattutto i dati dell'autopsia. Ma quella che sembrava una delle poche certezze investigative sembra che sia messa in dubbio da una nuova perizia autoptica, affidata dal sostituto procuratore Cesare Martellino al direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza, Silvio Merli. Secondo quanto è dato di sapere, la nuova perizia non escluderebbe affatto che ad uccidere la contessa possa essere stata una donna, che non sia stato uno zoccolo a tramortire la vittima ma un corpo contundente e che addirittura potrebbero essere state 2 le persone a partecipare al delitto. Tornano ad essere determinanti a questo punto le testimonianze della babysitter e delle cameriere filippine che finora in verità hanno raccontato poco o niente. Il Ministero della Sanità raccomanda di consumare pesce crudo solo se è stato sottoposto a trattamento di congelazione a temperatura inferiore a meno di 20 gradi per almeno 24 ore. La cautela è dovuta al fatto che in varie partite di pesce sono state trovate tracce di Anisakis, un parassita dannoso alla salute. A dove vuoi il mattino? Più di 5 milioni di italiani, pari al 10% della popolazione,
soffrono di malattie reumatiche causa di invalidità temporanea o permanente, con un'assenza dal lavoro pari a 4 milioni di giornate all'anno. Cifre e dati statistici confermano la gravità della patologia reumatica, che incide sul reddito nazionale con un costo del 2,8%. L'affezione più frequente come causa di invalidità è l'artrosi, che rappresenta il 63% della patologia reumatica. Altre affezioni gravi sono l'artrite reumatoide, le connettiviti, l'osteoporosi e i reumatismi fibrositici. Su queste patologie si è svolto all'ospedale milanese di Niguarda un corso di aggiornamento, organizzato dal professor Emilio Radaelli e dalla dottoressa Bianca Canesi, rispettivamente primari della divisione di terapia fisica e riabilitazione e della divisione di reumatologia dell'ospedale Niguarda. Come curare o prevenire queste malattie? Secondo gli organizzatori, occorre promuovere la formazione di equipe mediche nelle quali convergano tutte le figure professionali necessarie per seguire il paziente reumatico: lo specialista reumatologo, il fisiatra, il chirurgo ortopedico, il dietologo, lo psicologo, affiancati da fisioterapisti, infermieri e assistenti sociali. Ma il cardine resta il recupero della funzione, la cura dei sintomi e il trattamento degli esiti. E infine, occorre mettere a fuoco delle metodologie per l'individuazione dei soggetti a rischio e il trattamento preventivo. La prima annunciatrice televisiva, Fulvia Colombo, avrà la pensione. Lo ha annunciato il direttore dell'Empals, che si è recato a Meina, vicino a Novara, dove la Colombo da anni vive in povertà. Nei giorni scorsi era stata chiesta per l'ex annunciatrice della RAI l'applicazione della legge Bacchelli, che prevede l'assegno di una pensione agli artisti indigenti. 16 morti oggi sulle nostre strade in una serie di incidenti e tamponamenti. Gli incidenti più gravi sulla Tiburtina vicino L'Aquila e sull'Autosole nei pressi di Piacenza. L'inglese Mansell su Williams Renault ha conquistato la pole position nella griglia di partenza del Gran Premio di Sudafrica, che domani aprirà il campionato mondiale di Formula 1 sul circuito di Calaiano. Mansell è uscito di pista in seguito ad un testa coda all'inizio della seduta, ma poi è stato il più veloce anche oggi nella seconda giornata di prove ed ha migliorato la sua prestazione girando ad oltre 203 km orari. In prima fila, accanto a Mansell, partirà il brasiliano Ayrton Senna su McLaren Honda, che ha preso oltre 7 decimi dall'inglese. In seconda fila Berger su McLaren e Patrese ancora su Williams. In terza Alesi su Ferrari e Schumacher su Benetton. Il giornale sta per concludersi e per i ritardatari o per tutti quelli che non hanno seguito la lunga serata su Rai 1 dedicata al festival, la canzone che ha vinto l'edizione del 92 del Festival di Sanremo è Portami a ballare, interpretata da Luca Barbarossa. Seconda classificata Mia Martini con la canzone Gli uomini non cambiano, terzo classificato Paolo Vallesi con La forza della vita. Nella sezione novità la canzone che ha vinto è stata Non amarmi, interpretata da Alejandro Baldi e Francesca Lotta. Complimenti a tutti e domani i commenti. Per ora guardiamo assieme le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona domenica. Arrivederci a domani. Cominciamo con leggere le temperature massime registrate oggi in alcune città italiane. Ancona 9, Aosta 15, L'Aquila 6, Bari, Bolzano e Bologna 13, Cagliari 15, Campobasso 11, Firenze 17, Genova 18, Milano 6, Napoli 17, Palermo 15, Perugia 12, Potenza 10, Reggio Calabria 16, Roma 14, Torino 12, Trieste 5, Venezia 14. Vediamo ora qual è la situazione. Sul Mediterraneo centrale la pressione è alta e livellata. Deboli condizioni di instabilità sono tuttavia presenti sulle nostre due isole maggiori. Il tempo previsto per domani. Dovunque prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità alta e stratificata sulle regioni nord-occidentali e sulle due isole maggiori. Foschie dense e nebbia in banchi al nord, in estensione dopo il tramonto alle restanti regioni. Temperatura in aumento sulle regioni occidentali, venti. Deboli meridionali sul versante di ponente, deboli di direzione variabile sulle restanti regioni. Mari, mossi il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia. Poco mossi i restanti mari, ma con moto ondoso in aumento sul Ligure, Tirreno settentrionale e quello di Sardegna.